Vado dall'onorevole Baldino perché il Movimento 5 Stelle, insomma, in maniera molto chiara, molto netta, ha spiegato come la pensa e qual è la posizione sulla TAV. Rispetto a questa novità, al fatto che Conte si intesti un ruolo di mediazione, ma forse anche di decisione finale, la vostra riflessione qual è? La sua riflessione qual è? No, io direi nulla di nuovo perché abbiamo Nulla sempre di detto, nuovo. sì, nulla di nuovo perché abbiamo sempre detto che avremmo valutato sulla base dell'analisi costi-benefici, che è un'analisi che si basa anche sulle tratte non italiane, chiaramente, perché il TAV è un'opera che va considerata C'è come un pezzo di tale. un E corridoio, sì. certo, no, ma lo stesso TAV di cui si parla Torino-Lione va da Torino a Lione, quindi bisogna considerare nella sua completezza, non soltanto Sì. il tratto italiano inizialmente. Quindi l'analisi costi-benefici si basava sul TAV completo da Torino a Lione. Detto questo, ora, siccome bisogna decidere di spendere dei soldi di cittadini italiani, Sì. il Presidente del Consiglio ha deciso di fare un supplemento di valutazione sulla tratta italiana. Penso che sia normale, è assolutamente pacifico che si faccia una cosa del genere. Quindi, sulla base di questo, si prenderà una decisione. La posizione del Movimento 5 Stelle sul TAV Però mi non è deve mai stata perdonare, un no? Quello che le mistero. chiedo, perché poi no, oggi sui giornali, commenti, analisi, Beh, spiegazioni, chiaramente, ma se immagino. ci fosse una cosiddetta TAV Lite, insomma, che costa meno, meno impattante, voi Ma direste sì io o no? penso, no, io penso che adesso bisogna concentrarsi sulle cose che stanno accadendo in questo momento, non sulle ipotesi. Vedremo che cosa accadrà, vedremo a cosa porterà questo supplemento di valutazione, però io voglio ricordare che, voglio dire una cosa, stamattina ho letto un'intervista del Presidente del Consiglio, Giuseppe Sì, Conte, non un'intervista, una lettera aperta a a Repubblica, è Repubblica, sì. stato costretto a scrivere una lettera ad un giornale per informare i lettori di quel giornale che aveva firmato un piano contro il dissesto idrogeologico, 11 miliardi di euro per il territorio Sì. italiano e non ne ha parlato. Molti Mi deve giornali non ne perdonare, hanno noi ieri parlato. l'abbiamo detto e No, abbiamo fatto sto sentire anche parlando della Conte. No, no, stampa, no. lo dico Sto parlando perché. della stampa perché Repubblica non è stata la sola, quindi si parla tanto di TAV, non TAV da mesi e anni, ma non si sta parlando in questo momento di quello che questo governo sta facendo e sta portando Senta, a casa posso per la fare prima volta un'ultima dopo domanda? La tantissimi voglio anni. sfrugugliare in questo senso, no? Secondo lei, lei dice, beh, aspettiamo, vediamo che cosa succede, cerchiamo di capire il supplemento dell'analisi a cosa porterà. Ma lei che conosce ovviamente bene il suo movimento, se si andasse all'ipotesi di una TAV rivista e corretta, quali sarebbero gli umori del Movimento 5 Stelle? Cioè a quel punto forse anche da parte vostra ci potrebbe essere un ni, un sì, non voglio dire un sì, ma un ni? Guardi, la posizione del Movimento sul TAV è sempre stata chiara, di tutto il Movimento 5 Stelle. Però, nonostante questo, arrivati al governo, essendo forza di governo che deve appunto governare nell'interesse di tutto il Paese, abbiamo commissionato un'analisi indipendente di costi e benefici, sulla base della quale si prenderà una decisione, altrimenti non Certo. l'avremmo proprio, avremmo detto no a prescindere appena insediati e avremmo preso una Vabbè, c'è sempre un decisione. alleato di Siccome. governo, no? Di cui dovete tener conto, Sì, voglio lei adesso dire, mi sta che è chiedendo conto del favorevole. No, no, Movimento 5 certo, ha Stelle, io ragione, le rispondo a sì. nome del Movimento 5 Stelle, quindi il Movimento, nonostante la sua contrarietà all'opera, ha commissionato un'analisi sulla base della quale sta facendo le sue valutazioni, quindi io penso che si stia svolgendo tutto in maniera regolare e lineare come previsto. Grazie intanto. Allora